In un filmato Gabriele D'Annunzio, che è un grande protagonista, il poeta molto attivo durante la Prima Guerra Mondiale, che nel febbraio, l'11 febbraio per l'esattezza del 1918, partecipa a un'incursione militare contro le navi austriache proprio per risollevare lo spirito, l'umore delle truppe italiane sul Piave. Febbraio 1918. Mentre l'impero austro-ungarico prepara quella che spera sia l'offensiva finale contro l'Italia, Gabriele D'Annunzio, il capitano di fregata Costanzo Ciano ed altri tre ufficiali di marina salpano dal canale della Giudecca a Venezia a bordo di tre MAS, motoscafi armati siluranti. La sigla MAS, però, per il Vate, ha il significato di un monito: Memento audere semper. Ricordati di osare sempre. Obiettivo dell'impresa: penetrare nella baia di Bucari, davanti alla città di Fiume, sulla costa istriana, e colpire le navi austriache, che, secondo il servizio informazioni, sono ormeggiate nella rada. D'Annunzio vuole suscitare l'entusiasmo delle truppe italiane e dare il suo contributo alla prossima battaglia del Piave. Dopo 12 ore di navigazione, i MAS, giunti nei pressi dell'isola di Cherso, penetrano fino alla baia di Bucari e lanciano 6 siluri contro le navi imperiali. Solo uno colpisce un bersaglio, un piroscafo. Ma la beffa non finisce qui. D'Annunzio fa recapitare un messaggio su volantini sigillati in bottiglie di vetro al comando della Marina austro-ungarica. In onta la cautissima flotta austriaca, occupata a covare senza fine dentro i porti sicuri la gloriuzza di Lissa. Sono venuti col ferro e col fuoco a scuotere la prudenza nel suo più comodo rifugio i marinai d'Italia, che si ridono d'ogni sorta di reti e di sbarre, pronti sempre a usare l'inosabile. E un buon compagno ben noto, il nemico capitale fra tutti i nemici, il nemicissimo, quello di Pola e di Cattaro, è venuto con loro a beffarsi della taglia. Questa dell'11 febbraio 1918 è passata nei libri di storia come la beffa di Bucari. Nei libri di storia anche i giornali in quel momento lamentano. Ha un valore? Riesce a risollevare le truppe? Oppure una delle solite cose di D'Annunzio, che dopo quello che era successo a Caporetto passa, non dico inosservata, ma meno osservata. Ma la beffa di Bucari va considerata all'interno di una serie di gesti propagandistici, sì, che vengono pubblicizzati molto bene, però, sia tra le famiglie a casa per mobilitare il consenso civile, sia tra le truppe. C'è la beffa di Bucari, c'è il volo su Vienna dell'agosto successivo, in cui gli aeroplani arrivano fino sulla capitale nemica e gettano queste centinaia di migliaia di volantini in un gesto che è totalmente simbolico, ma proprio perché è totalmente simbolico ha un eco mondiale. La beffa di Bucari, come il volo su Vienna, sono delle gesta fondamentali nella nuova concezione della propaganda interna, che anche questa è un merito della nuova gestione di Diaz. Le studia lo Stato Maggiore o sono trovate di D'Annunzio che poi lo Stato Maggiore accoglie? Sono quelle che oggi, con un termine tecnico, chiameremo una fortunata collaborazione civili-militari. Ecco, nel oltre ad Annunzio, chi c'è? Innanzitutto Ugo Ietti, sì, l'incontenibile, brillantissimo gestore civile, giornalista e gestore civile della Sera, diciamolo. Sì, ovviamente, dell'ufficio propaganda. Perché senza Ugo Ietti in realtà gran parte di questi gesti non troverebbero l'eco giusto. Questo invece nascondiamolo: il fatto che un giornalista del Corriere della Sera fosse un dipendente dell'ufficio propaganda non depone a favore della professione giornalistica. Quindi questo però depone a favore dell'intelligenza dei militari, che sfruttano abilmente queste competenze. Però diciamo, oggi è passato un secolo, ha assodato che un giornalista mai e poi mai deve fare, neanche in casi estremi, deve far parte retribuita dell'ufficio propaganda. D'altra parte, quella era una guerra totale e mobilitava ogni tipo di energia del paese. E allora su questo possiamo salvare Ugo Ietti e la sua storia. Ma i miei antenati al Corriere della Sera avevano cominciato prima
Certamente, cominciato... il Corriere della Sera è anche uno dei pilastri della campagna interventistica, ma non dobbiamo mai dimenticare che senza il Corriere della Sera Gabriele D'Annunzio non avrebbe mai trovato eco. Per carità, ma lei rigira questo coltello. Entriamo nel secondo capitolo della nostra...